Sono Giampiero Tamburrini, responsabile dell'unità operativa complessa di neurochirurgia pediatrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Sono diversi contesti in neurochirurgia pediatrica in cui il piezo surgery ha un ruolo importante. Quello più conosciuto è la correzione delle malformazioni craniche, tra cui le più importanti sono le craniostenosi. Diciamo che in neurochirurgia pediatrica oggi la chirurgia deve essere sicura, molto più che in età adulta, deve consentire di limitare le perdite ematiche e certamente limitare quelli che possono essere i rischi di ledere delle strutture nervose e vascolari. Un altro ruolo importante da considerare è quello di limitare anche le perdite ossee, sia negli accessi chirurgici al sistema nervoso centrale, alle strutture intracraniche, ma anche a livello midollare. Limitare perdite ossee vuol dire capacità di rigenerazione ossea e quindi evitare dei difetti ossei nella sede di approccio chirurgico, ma anche consentire alle strutture ossee di mantenere una loro funzione, questo in particolare per ciò che riguarda gli accessi chirurgici al midollo spinale. Ma ritornando al ruolo per cui il piezo surgery è più conosciuto, quello delle malformazioni craniche, delle craniostenosi. Un ruolo determinante è proprio nell'accesso alla regione frontale ed orbitaria. Diciamo che circa il 30% delle malformazioni craniche che rientrano nel gruppo delle craniostenosi hanno fra le conseguenze un coinvolgimento di quelle che sono le orbite. Tra queste vi sono la cosiddetta craniostenosi metopica, in cui proprio per una fusione della parte centrale dell'osso frontale le cavità orbitarie non riescono a crescere su un asse orizzontale. Un'altra altrettanto importante, molto frequente, in cui il ruolo del piezo surgery è determinante è la fusione di una metà della sutura coronarica o di tutte le due metà, di entrambe le metà della sutura coronarica, quelle che noi chiamiamo craniosinostosi emicoronarica o coronarica completa, nota come brachicefalia. Lavorando con il piezo surgery è possibile separare il tetto delle orbite dall'asse dello zigomo lateralmente e anche dall'osso frontale, evitando danni alla dura madre, ad esempio, cosa che ovviamente creerebbe al bambino delle problematiche, delle complicanze non indifferenti, necessità di un ulteriore step ricostruttivo. Il tutto mantenendo un'integrità sostanziale dell'osso. L'inserto che per questa parte della chirurgia ricostruttiva cranica e orbitaria è a mio giudizio più duttile, più maneggevole tra i tanti che vengono proposti dal piezo surgery, con l'apparecchiatura del piezo surgery, l'MT510, di grandezza e lunghezza limitata proprio per poter lavorare in spazi stretti, duttile, resistente e capace di preservare correttamente, ecco, non ricordo un caso in cui sia successo diversamente, le strutture sottostanti con minima perdita ossea.